Sono anni che vanno avanti così, non trovano un sistema per risolvere quel sottopassaggio famoso che ormai, cioè, è diventato famoso veramente, che appena fa due gocce, tac, sono bloccati. Sono bastate un paio d'ore di pioggia questa mattina per creare disagi ed allagamenti in città. A risentirne per la maggiore è stato il Lido, in cui a finire sott'acqua è stato, come spesso accade, il sottopasso di Viale Carducci. La strada è stata chiusa da entrambi gli accessi, vista la pericolosità per le auto di procedere. Il risultato, oltre ad esercenti esasperati e cittadini arrabbiati, ha comportato anche manovre azzardate di automobilisti che, essendo rimasti bloccati, hanno percorso Viale Cairoli contromano per riuscire ad uscire dal lungomare. Questa è una situazione che è tanti anni che esiste. Noi siamo qua dall'81, io più o meno sono coetaneo del Bombone, questa situazione è sempre esistita. Io faccio un appello in qualche maniera di risolvere questo problema, perché comunque sia per i residenti, penso, che per i commercianti è un problema. Le strade qua siamo in un imbuto, perché per arrivare a Lido bisogna passare dalla Sassonia e oltretutto c'è un divieto, quindi praticamente noi siamo chiusi, diciamo, dall'asilo Manfrini fino alla rotatoria davanti all'Elizabeth. Noi siamo a una zona morta, insomma, di Fano, questo è il discorso. È vergognoso che ancora a Fano, la zona Lido, non si riesca, anche con queste cose ambientali, non si riesce a risolvere questa cosa, perché le attività che sono qua ne stanno subendo i danni. Pochissimi clienti, anzi, i vigili, chiaramente la cosa migliore che hanno potuto fare è chiudere la strada. Invece di dirigere il traffico, anche se devi stare sotto l'acqua 2 minuti, fai passare un po' a destra, un po' a sinistra, semplicissimo da risolvere chiaramente, e invece l'unica cosa, soluzione che hanno trovato era di bloccare il traffico, e quindi siamo veramente molto arrabbiati. Questo poi bisogna ricordare che accade, non dico ogni volta che piove, però comunque accade Sì, molto spesso. ma ti dirò che abbiamo avuto meno disagi con la neve. Che quando c'era le... che adesso che c'è una semplicissima pioggia, perché non è che ha fatto tutto sto disastro, eppure Fano è in tilt completamente. Attesa completamente attesa, attesa dei clienti, attesa che spiova. Comunque le previsioni parlano di giovedì, fino a giovedì dovremo così aspettare. Non capisco perché non mettono i vigili a creare la possibilità di accesso anche a chi viene al Lido. Ha messo solo un divieto e noi siamo tagliati fuori. E se ben ricordo, 10 anni fa, quando salì Aguzzi, la promessa che fece al quartiere era di risolvere il problema del Lido. Adesso speriamo che il nuovo sindaco riesca a risolvere il problema. Disagi in mattinata sono stati segnalati anche nella zona di Rosciano, dove ad allagarsi è stato il sottopasso della 14, ma anche poco lontano in via Fossa Sant'Orso. La circolazione è stata rallentata per qualche ora in tutta la zona del centro mare.